per traghettarci verso un sistema energetico sostenibile. In questo senso non possiamo quindi navigare a vista, né ci possiamo permettere ripensamenti, incertezze o soluzioni così fantasiose. E come ha detto lei, ricordo che la strategia energetica nazionale appunto, del 2013 attribuisce importanza all'apertura del corridoio sud per le importazioni di gas dal Caspio verso l'Italia e la stessa SEN indica l'Italia come futuro hub del gas verso i paesi del Nord Europa e quindi, come ha indicato lei, è il caso di riferire l'impegno dell'Italia nella realizzazione del Trans-Adriatic Pipeline gasdotto che attraverserà Grecia, Albania e Italia, un impegno concretizzato con il certo ingresso di Snam, società a forte partecipazione pubblica nel consorzio TAP. Tutti questi sforzi, già poco condivisibili, difficilmente si concilierebbero con un'eventuale partecipazione italiana a Nord Stream, che viceversa rafforzerebbe proprio la dipendenza dal gas russo e agevolerebbe unicamente, appunto, la Germania. Grazie, onorevole Vallascas. Passiamo all'interrogazione numero 3924 dei deputati Daniele Farina ed altri, concernente intendimenti del Governo in merito all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Il deputato Daniele Farina ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole. Grazie Presidente, signor Ministro. Reato di immigrazione clandestina. Il Parlamento ha delegato il Governo a trasformare la fattispecie penale in illecito amministrativo. Questo accadeva con la legge del 28 aprile 2014, numero 67. Ora, questo non è accaduto nonostante il parere condizionato della Commissione Giustizia della Camera in questa direzione. Non ora le giustificazioni, dentro un provvedimento più complesso, diciamo una più articolata spiegazione. Questo nonostante perfino l'Associazione Nazionale Magistrati e la Procura Nazionale antimafia siano addivenuti nel tempo alle stesse conclusioni cui noi da molto tempo andavamo, diciamo, argomentando. E allora, signor Ministro, semplicemente per chiedere non ora, in un provvedimento più articolato, di cosa stiamo parlando? Grazie. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro. Il quesito posto dagli onorevoli interroganti mi consente di chiarire la discussa questione della depenalizzazione della norma incriminatrice che sanziona la presenza sul territorio nazionale degli stranieri privi di un regolare titolo di soggiorno. Il tema coinvolge il dibattito in corso relativo al delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza, esasperate anche dalle recenti minacce terroristiche, e la necessità di un intervento sul sistema dell'incriminazione con l'obiettivo di deflazione del carico processuale, di razionalizzazione delle risorse e di effettiva efficacia della capacità di deterrenza del diritto penale. È noto che il reato di immigrazione clandestina